Il sogno impossibile fino a qualche settimana fa per l'Alessandria Calcio è diventato realtà. La vittoria contro l'Albissola e la contemporanea sconfitta del Pontedera hanno permesso ai grigi di agguantare il decimo posto che va ai play-off. Prima sfida domenica allo stadio Piola contro la Provercelli. Entusiasmo alle stelle in tutto il gruppo e fra il pubblico. Questa che andremo a giocarci e che ci siamo guadagnati con un percorso difficile, pieno di ostacoli. Ieri dicevo, se fosse vittoria, 12 partite, 19 punti. Questa squadra con tanti difetti ha dimostrato anche dei pregi, quella di non mollare mai in una situazione di difficoltà, ossia dopo ogni sconfitta è riuscita a reagire, dopo le assenze riusciva comunque a fare delle prestazioni gagliarde, mi ricordo Carrara e qualche un'altra, per cui tanti ostacoli sulla strada che alla fine, nonostante questi ostacoli, siamo stati premiati per un obiettivo che può essere minimo, ma che quando sono arrivato onestamente era inesperato, perché guardando la classifica mi sembra che avevamo 13 punti dal Pontedera e 12 dal Novara, che era la decima in quella situazione. Per cui credo che sia stato fatto un gran lavoro, grazie al mio staff, grazie ai giocatori, e adesso ci godremo con un po' meno di pressione rispetto agli avversari questa partita. Credo che nei momenti, insomma, cruciali poi il pubblico risponda sempre presente. È chiaro che in una situazione come la nostra, di un'annata tra mille difficoltà, non si deve aspettare qualcosa dal pubblico, ma dobbiamo far sì noi, attraverso i risultati, che il pubblico ritorni a legare con la squadra. Per la cronaca, la partita Alessandria-Albissola è terminata 3-0 con gol al 17esimo di Maltese, al 34esimo di De Luca e nel secondo tempo al 45esimo di Accammado. Il meteo, in collaborazione con... E intanto la musica ti prende sempre più. Sognare, per cantare, Radio City Suono.